Rientriamo in studio e torniamo a parlare del problema delle cave ofiolitiche che sono presenti sul territorio del comune di Bardi. Abbiamo sentito la replica 2 sere fa del primo cittadino. Oggi ospitiamo un intervento, non è il primo, è del referente dell'Italia dei Valori Valceno, Davide Galli. Italia dei Valori Valceno raccoglie la sentita preoccupazione della popolazione per l'improvvisa approvazione del piano attività estrattive. Nonostante i lavori della commissione sul piano strutturale comunale siano ancora in corso, è stato scelto di scorporare il piano per una rapida discussione in consiglio comunale, con un'urgenza che non è ancora stata motivata in nessun modo, certamente non richiesta dalla popolazione. La riapertura delle cave all'amianto è passata per un solo voto, con clamorose astensioni, assenze ed uscite dall'aula di componenti della maggioranza, con un dibattito che ha visto il sindaco sempre in silenzio e durante il quale tutti i consiglieri di minoranza si sono distinti per una ferma e costruttiva opposizione. Pur apprezzando i simbolici gesti tardivi di alcuni consiglieri di PDL e Lega Nord, va sottolineato che le mezze posizioni non possono essere considerate sufficienti di fronte ad una scelta così grave e scellerata. La Regione, anche a seguito dell'interpellanza della consigliera regionale IDV Liana Barbati, ha inserito i 2 siti bardigiani nell'elenco di quelli pericolosi e su cui intervenire rapidamente per la bonifica. Anche l'assessore provinciale ha risposto ad un'interpellanza della consigliera provinciale Paola Zilli, scrivendo che le cave amiantifere sono state inserite nel piano provinciale su specifica richiesta del comune di Bardi. L'AUSL ha segnalato diverse problematiche di incongruenza, scrivendo tra l'altro che sebbene questi dati sembrano escludere al momento un problema di salute dalla popolazione legato al mesotelioma, al tempo stesso non consentono di trarre conclusioni definitive e anche se essendo la concessione scaduta il comune può tranquillamente evitare di rinnovarla. In tutto ciò la maggioranza Bardi continua a sostenere che non c'erano gli elementi per impedire la riapertura, semplicemente perché gli enti di controllo sanitario non si sono presi quella responsabilità finale di chiuderle, che è invece propria del comune, in particolar modo del sindaco come responsabile della salute pubblica. La pericolosità dell'amianto è un fatto più che accertato e gli elementi a disposizione dei consiglieri per orientarsi verso una scelta di precauzione c'erano tutti, anche se l'iter di approvazione è stato volontariamente alterato, non consegnando né ai componenti della commissione di valutazione né ai consiglieri tutta la documentazione. Anche Italia dei Valori, come diversi cittadini, comitati e aziende, aveva presentato regolari osservazioni che non solo non hanno ricevuto risposta, ma non sono nemmeno state esaminate. Una recente sentenza del TAR Piemonte dice che soprattutto nelle materie ambientale, igienico-sanitaria e urbanistica, l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare tutte le osservazioni pervenute che debbono essere motivativamente controdedotte nel provvedimento finale dalla pubblica amministrazione precedente. Nemmeno le raccomandate indirizzate ai consiglieri prima del fatidico consiglio comunale sono state consegnate e anche su questo eventuale illecito stiamo facendo le necessarie verifiche e procederemo nelle sedi opportune per gli eventuali reati che ne derivano. Italia dei Valori, nel rilevare che si è verificata l'identica situazione su cui si è già espresso il TAR che ha annullato un procedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, considera quindi di fatto già nulla l'approvazione del PAE del Comune di Bardi e per porre un freno ad ulteriori scelte scellerate delle amministrazioni, sta lavorando su tutti i fronti per un definitivo stop all'estrazione delle pietre ofiolitiche. A livello provinciale e regionale, con presentazione di ulteriori interpellanze, a livello europeo e nazionale, attraverso i propri parlamentari, per la presentazione di un'apposita legge che colmi l'assurdo vuoto giuridico che fa sì che da una parte ci sia la legge che vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto e dall'altra si permette ancora di disperderlo nell'ambiente. E restiamo a Bardi, ma per tutt'altra notizia, il falconiere Marco Cavozza di Bardi è stato incaricato da una ditta di Ravenna di organizzare un'azione di dissuasione contro i colombi che occupano uno stabile nel centro della città che tra poco dovrà essere ristrutturato. Il falco viene liberato 2 volte la settimana e gli ospiti indesiderati fuggono mentre gli esemplari più deboli e malati vengono attaccati dal predatore. Recentemente Cavozza ha compiuto operazioni simili a Conegliano, in provincia di Treviso, a Palazzo Te di Mantova, ma anche al Teatro Farnese e al Reggio di Parma.
Sanità in apicoltura, a che punto è la situazione nella zona di montagna, è il titolo del convegno dell'incontro che si terrà domenica 5 alle ore 10 presso il Palazzo della Comunaglia di Albareto. L'Associazione Apicoltori, a seguito di richieste pervenute, organizza questo incontro con gli apicoltori locali per valutare la condizione degli alveari a metà inverno e discutere degli interventi futuri. Interverrà Roberto Reggiani, presidente dell'Associazione Apicoltori, e tutti gli interessati sono ovviamente invitati a partecipare. E ora la pagina sportiva. Per lo sport oggi ci occupiamo di basket, però maschile, più precisamente dei Diavoli Rossi. Avevamo detto la scorsa settimana che i Diavoli Rossi, dopo un periodo di crisi, stavano risalendo la china. In campionato sono adesso in una posizione abbastanza positiva. L'ultimo incontro giocato in casa ha visto i Diavoli Rossi perdere, ma la cosa positiva è che intanto non perdono il loro entusiasmo, che è sempre altissimo, e soprattutto il pubblico, che accorre sempre numerosissimo al Palaraschi a sostenerli. Siamo col coach Baldi, una partita dai tratti nervosi che è andata un po' male, un poco concentrati forse i ragazzi di Borgotaro. No, secondo me erano concentrati, forse anche troppo, perché hanno sentito la partita più del dovuto. Purtroppo abbiamo pagato l'assenza di Tedaldi, sotto canestro abbiamo fatto pochi canestri e la partita è andata così, non ci stava. Anche perché loro sono una bella squadra, hanno lavorato bene e devo dire questo. Ecco. Il pubblico comincia a rifrequentare il palazzetto, è una bella soddisfazione. Ecco, questo qua è una cosa molto positiva. Ho visto un pubblico attivo e numeroso, e questo è una cosa proprio positiva. Sì. Rientra Tedaldi? Purtroppo c'ha un problema muscolare che spero non sia molto complicato. Io spero di averci per la prossima settimana, anche se dovremmo sentire i medici, l'infermeria. Il coach Baldi ha detto che avete sentito un po' troppo la tensione, preparati, bravi, forti, però troppo tesi. Sì, siamo stati lì e lì sul terzo tempo e poi hanno avuto ragione loro, anche perché ci mancava il nostro capitano Tedaldi, che sicuramente è stata un'assenza importante. E inoltre loro sono la seconda squadra del campionato, ci aspettavamo di giocare bene, anche perché sono una squadra che, diciamo, possiamo affrontare, in quanto non sono troppo fisici sotto canestro, però hanno fatto valere le loro armi. Senti, un bel po' di pubblico, fa una bella soddisfazione? Sì, è una bella soddisfazione, anche perché con l'inizio di campionato un po' a rilento come siamo partiti, non eravamo più abituati a così tanta gente. Senti, prossimo appuntamento con? Siamo in trasferta venerdì prossimo e andiamo a giocare una sfida difficile. All'andata abbiamo perso contro San Donnino e speriamo bene. Basso ritorna? Si spera, non lo sa neanche lui. Speriamo che torni il prima possibile. Siamo al meteo per domani, giovedì 2 di febbraio. Avremo cielo coperto con nuvolosità consistente, in mattinata deboli nevicate sui rilievi, in esaurimento dal pomeriggio. Le temperature, le minime tra meno 5 e meno 2 gradi, con punte anche di meno 10 gradi, le massime tra 0 e meno 2 gradi. I venti saranno moderati sui rilievi da nord-est. I programmi di questa sera di RTA sono i seguenti: alle 20.45 lo speciale Dottor TV, segue alle 21.10 il programma musicale Mille Voci e intorno alle 23 il nostro TG. Grazie per averci seguito, io mi fermo qui, vi auguro una buona serata con i nostri programmi, l'informazione torna domani, arrivederci.